Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Photo Discovery. Le visite e le iscrizioni al canale stanno progressivamente crescendo, grazie anche alle vostre condivisioni. Quindi vi chiedo di continuare così, sia per far conoscere Photo Discovery, sia il format vlog, dove parliamo di tecniche fotografiche e macchine fotografiche anche vintage. Ma iniziamo con il fotografo di cui parleremo oggi, Daido Moriyama. Daido Moriyama nasce ad Ikeda, Osaka, il 10 ottobre del 1938. È considerato uno dei maggiori esponenti della fotografia street giapponese. Fra i suoi lavori più celebri troviamo Eros, pubblicato nel 1969 sulla rivista Provoc. La pubblicazione mostra una serie di fotografie che ritraggono una notte passata con un amante in una stanza d'albergo. Ma vediamo qualche dato biografico. Moriyama studia inizialmente per diventare grafico, prima di rimanere affascinato dal mondo della fotografia. Nel 1961 si trasferisce a Tokyo per incontrare i membri di Vivo e diventa assistente di Eko Osoe, posizione questa che gli permette di ottenere l'accesso al mondo fotografico di Tokyo. Nel 1968 produce la raccolta fotografica Nippon Gekyo Sashinko, dove ritrae un mondo ormai contaminato dall'industria. In questo stesso periodo inizia a far parte della rivista Provoc. In seguito Moriyama contribuisce anche ad altre riviste come Camera Mainichi, Asahi Journal e Asahi Camera. Negli anni 70, a causa di problemi personali, ferma la sua produzione fotografica, che riprenderà solo alla fine degli anni 80. Nello stesso periodo riceve il premio Fotografo dell'anno dalla Chasin Kyokai, società di fotografia. Moriyama vive e lavora a Tokyo, ma è esposto in molte gallerie d'arte, fra cui il MoMA di San Francisco nel 1999 e il Museo di Arte Moderna a New York nel 1974. Il vero nome di Moriyama è in realtà Hiromichi, che nella lingua giapponese è composto da due caratteri: Hiro, ovvero ampio, e Michi, che significa strada. I critici pertanto ritengono che il destino di questo fotografo street sia stato scritto sin dalla nascita. Lo stile di Moriyama viene descritto come inconsueto e provocatorio, soprattutto dopo la sua esperienza con la rivista Provoc negli anni 70. Anche dopo i 70 anni di età, il fotografo registra ancora la sua forte inclinazione a registrare i lati oscuri del mondo, proprio come faceva nelle sue prime fotografie, che furono scattate durante la grande e drammatica trasformazione del dopoguerra giapponese, con l'intento di provocare nuove emozioni e pensieri. Moriyama si serve di una fotocamera automatica con la quale ritrae la sua realtà, mettendola a nudo e registrando i suoi aspetti più tragici e nascosti. Il suo linguaggio fotografico si espleta con fotografie spesso sfocate, graffiate e dinamiche, caratterizzate da un forte contrasto. Ora metteremo in forte contrapposizione il pensiero di questo fotografo con quello di Ansel Adams, ma anche di tutti i fotografi che portarono avanti la street photography, e in un certo senso lo accosteremo ad altri fotografi come William Eggleston e William Klein. Infatti, in un'intervista pubblicata da Aperture nel 2012, Moriyama sostiene che non ci sia tanta differenza fra fotografia a colori e fotografia in bianco e nero, nonostante preferisca evidentemente la seconda. Dal suo punto di vista, infatti, non è il colore che rende interessante una fotografia, ma la macchina fotografica digitale. Nell'intervista Moriyama sostiene che con le macchine fotografiche a pellicola la tua scelta viene fatta quando la pellicola viene caricata. Con quella digitale invece ciò che viene scattato a colori può essere trasformato in bianco e nero. Quindi, per quanto mi riguarda, scatto a colori. La fotografia in bianco e nero ha un che di erotico per me, in senso ampio. Il colore non ha la stessa carica erotica, non ha molto a che fare con quello che viene fotografato. In qualsiasi immagine in bianco e nero c'è una certa varietà di erotismo. Se mi trovo fuori a vagabondare e vedo fotografie appese alle pareti in un ristorante, ad esempio, che sono in bianco e nero, ho una fitta. È davvero una risposta viscerale. Non ho ancora visto una fotografia a colori che mi abbia fatto venire i brividi. Questa è la sostanziale differenza fra le due cose. Per sua stessa ammissione è stata molto forte l'influenza data dallo scrittore
Jack Kerouac, ispirandosi al suo libro Sulla strada. In quegli anni leggevo molti libri e molte cose mi colpivano. Ero estremamente ricettivo e aperto. Kerouac aveva il dono di riuscire a trasmettere immagini fotografiche dei suoi viaggi attraverso la macchina da scrivere. Questa sua capacità ha influenzato e condizionato il cammino che poi ho intrapreso. Quel che mi colpì molto di On the Road furono il tema della libertà e del vagabondaggio, il fatto di viaggiare per il gusto di farlo senza una meta precisa. La realtà del viaggio è quel che io vivo spostandomi, non tanto un luogo dove arrivare. Fra gli altri fotografi da cui Moriyama ha preso esempio ed ispirazione troviamo Eco Osoe, Weiji, William Klein ed altri che, come lui, condividono una particolare attenzione verso le dinamiche della città. Fra le pubblicazioni italiane di Moriyama vi consiglio Visioni del mondo, Daido Moriyama in Colors, edizione bilingue italiano-inglese, Tokyo, Foundation Cartier 2016. Il lavoro di Daido Moriyama ricompone un universo onnivoro di soggetti, realtà e sensazioni, che ricalca il ritmo stesso di un'esistenza priva di legami. Senza dubbio un'esistenza inquieta, vissuta sulle strade del mondo. Dunque, questa puntata di Photo Discovering su Daido Moriyama finisce qui. Conoscevate questo fotografo contemporaneo giapponese? Cosa ne pensate? Approfondirete la conoscenza del suo linguaggio fotografico? Scrivetemelo qui sotto con un commento. Se la puntata vi è piaciuta, mettete un like, condividete ed iscrivetevi al canale. E quando lo fate, ricordatevi di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati con tutte le novità. Ciao e alla prossima puntata di Photo Discovery.